vaso di fiori a forma di volto. Ghiacciai. Il verde smeraldo. Letteratura di fantascienza. Hans Leiber, James Ballard, Stanislav Lem. Il 7 ottobre 1964. Attualmente disoccupata. Sconosciuta. No, non allo stato attuale. Io. Morbillo. 1975 varicella. 1980 frattura di una costola. 1985 incidente stradale. 'Antares Hotel, in corso Buenos Aires, a Milano, il 13 aprile del 1981. Poi ancora nel luglio dello stesso anno, al Teatro Pavoni. Il condominio aveva una sola facciata e un muro cieco sul retro. Altre forme di vita. Solo il blocco e il piano fornivano identità posizionale agli inquilini. Le piante decorative erano ammesse solo se con posizioni di fiori secchi o artificiali. Per diventare inquilini bisognava essere selezionati tra migliaia di aspiranti. Sì. Credo sia stato uno degli eventi centrali della mia esistenza. Gli appartamenti erano identici per forma, dimensioni e arredi. L'edificio era diviso in 22 blocchi distinti da una lettera dell'alfabeto. In ogni piano c'erano 64 individui in altrettanti appartamenti. Tutta la popolazione del condominio apparteneva a quattro gruppi. A, T, C, G. Il condominio conteneva 5.632 individui. Ero nel primo gruppo di progetto. Molte idee dell'esperimento sono anche mie.
credo che si possa definire come un comune condominio di grandi dimensioni. A prendere il suo posto. Non credo che la loro identità sia importante. Conosceva la natura dell'esperimento, conseguentemente non definirei inconsapevoli le relazioni interne. Erano molto coinvolti dall'esperimento, ne parlavano spesso tra loro, quando si incontravano per le scale, al giardino o alle riunioni di condominio. Scambiava le pagine scritte con le razioni di cibo. Le serrature erano automatiche. Per aprire le porte bisognava consegnare i dati della giornata. Era
la replica in scala del DNA di un'alga. Gli inquilini erano al posto dei nucleotidi. Volevamo comunicare direttamente con il DNA, senza intermediari. Volevamo infondergli una consapevolezza. Verso la raccolta dei sogni degli inquilini. Sequenze di luce accese, decibel, ogni cosa. Il senso dell'esperimento era che lo diventasse. Alcuni sostengono che lo sia stato, come una qualsiasi forma di vita. B. Funzione euristica. F. Funzione religiosa. Eravamo delusi dal mediocre ambiente scientifico che si occupava di genetica. Di qualsiasi altra costruzione, anche se molto ben protetto. No, neppure al momento della messa al bando dell'esperimento. Tutto funzionava perfettamente. Quando eravamo alla terza fase, il condominio iniziò a emettere una frequenza nelle ore notturne, mentre gli abitanti dormivano. L'onda di emissione arrivava oltre i 20 km. Improvvisamente tutti si accorsero dell'esperimento. Produceva un riverbero nei sogni degli abitanti della zona. Furono quei sogni ossessivi.
di violenza. Bugie. Oggi come allora, ripetete solo le vostre bugie. Non era la nostra intenzione. Preferisco non parlarne. Molti edifici simili furono distrutti per errore. La ricerca non è un sistema democratico e non deve esserlo. L'esperimento è replicabile. Lei vive in un condominio